Bentornati a PCS, mi duole dirvelo, ma dobbiamo collegarci nuovamente con la redazione di Lupi News 23. Vediamo quali altre novità abbiamo. Matteo Lupini. Grazie Ferrarina, riforma antiscommesse, novità contro i biscotti. Per evitare gli imbrogli e i pareggi, i biscotti, io e Fuffi, se li mangiamo. Questo Fuffi. Intro caso da presidente a tronista, il boss del Monte Giordano, protagonista di un celebre format in TV. Non a caso mi chiamano Erpiacia. Lupinense, vergogna! Dopo l'amichevole non ha pagato l'affitto del campo. Figuraccia dei presidenti indù. Dopo il KO per 5-1 contro i Palla di Lardo e il ricco buffet che ne è seguito, sono scappati senza pagare l'affitto. E mo questi la collano a me. Mi dispiace. Torna l'informazione che vuole avere un senso, anche se un senso non ce l'ha. Questo è il Lupi News 23. Iniziamo subito con la riforma antiscommesse, novità contro i biscotti. Al tavolo dell'International Board si discute di una modifica al regolamento, valido per tutti i campionati, per evitare sul nascere i cosiddetti biscotti, cioè i pareggi farlocchi o in generale gli imbrogli nelle gare mezze combinate alla volemo sebbene. Ad avanzare la proposta siamo io e il mio cane Fuffi, nonché capitano della Lupinense. Che grande personaggio. Sì, per evitare i biscotti, io e Fuffi i biscotti se li mangiamo. E tu, dall'altra parte dello studio, se vuoi unirti pure te, perlomeno porta un po' di tè. Ma parli con me? Mi scusi. Innanzitutto vorrei capire, questi biscotti sono biscotti per umani o per cani? Perché nel caso sarebbe sconveniente per lei mangiare biscotti. No, nel mio caso mi accontento anche di quelli per i cani. Scusate un attimo. Pronto? Allora, all'International Board, al tavolo, che se magna? Ma che... Per piacere, Lupini. Via con noi, quel tirchio dello svizzero si è mangiato tutto, ho capito, veniamo già mangiati. Attenzione, che arrivano altre querele, attenzione. E che sarà mai? Mica ci segue, mica ci avrà la parabola stramega. Adesso l'avremo in collegamento telefonico. Salve presidente, passiamo ad oltre. Intro caso da presidente a tronista. Altro incrocio calcistico televisivo nel dilettantismo. Il bellissimo e attraente presidente del Monte Giordano, Antonio Introcaso, ha deciso di accettare le avance della redazione di un celebre programma televisivo nazionale che da anni lo corteggiava per fargli fare il tronista. Completamente impazzita all'idea di fare un'esterna con lui, le corteggiatrici hanno iniziato ad accapigliarsi per... Scusate, ma non è possibile. Per è essere invidioso, scelte... lei è invidioso. Assolutamente sì. Per essere scelte come sue predilette. Per nulla stupito col suo sibillino commento il presidente. E che ciò so, non per niente, mi chiama Nerpiacia. Mi scusate un attimo. L'imitazione lasciava desiderare. Sì. No, Maria, io esco dopo questa notizia. Vabbè, questa era telefonata, come si suol dire. Sono finite le notizie? Assolutamente direttore? No, perché ne ho una ed è pure peggiore. Lupinense, vergogna, dopo l'amichevole non ha pagato l'affitto del campo. Come se non bastasse l'imbarcata di gol 5-1 subita contro i Palla di Lardo, la Lupinense fa un'altra figuraccia. Ma è una gioia qua, eh. A termine della gara i giocatori si sono intrattenuti per un terzo tempo nella famosa trattoria a Duzzozzone, dove si mangia tutto a volontà, degustando le più disparate specialità culinarie di zona finché lo stomaco non ce la fa. Non faccia pubblicità, direttore. Pensa a quelli che fanno pubblicità ad altre cose. Siccome i Palla di Lardo, ma pure quelli della Lupinense, sono evidentemente degli insaziabili buongustai, alla fine la dispensa è andata esaurita. Una volta presentato il conto, però, gli indù sono spariti. Ti pareva? Nessuno l'ha visti più e si è scoperto che non avevano pagato neanche il campo in affitto. È una vergogna, ha detto lo zozzone. E la domanda è...
non è che questo mo sabia con me. Ecco, mi sa che lei doveva vendere ad un gruppo cinese che adesso va tanto di moda, no? Non affidarsi a questi due. Esattato, comunque prima di finire venduto a tranci dallo Zozzone, ci vediamo, saluto, ci vediamo forse per una prossima edizione del Lupi News 23. E noi speriamo, speriamo di no. Speriamo sicuramente di non rivederlo mai più. Lupini, vogliamo parlare anche un po' del Lazio? So che hai delle statistiche per fare un po' il punto in vista dell'impegno di mercoledì. Sì, ovviamente l'impegno specifichiamo mercoledì e domenica contro il San Donato Tavarnelli per il secondo turno degli spareggi nazionali d'eccellenza. In caso di vittoria salirebbe di categoria, o per meglio dire tornerebbe in Serie D dopo un anno, come si suol dire, di purgatorio in eccellenza. Ma a proposito di questo, a proposito della regular season, dopo un inizio da dimenticare con 0 punti nelle prime due gare, la banda di Catanzani ha vinto 20 gare pareggiate 11, di cui l'unico in casa contro il Cedi al Lido dei Pini. La miglior striscia è tra il 18 ottobre e il 6 dicembre, con le 7 vittorie consecutive prima della disfatta con l'Arce. Da sottolineare che è il secondo miglior attacco, con 71 reti, 21 realizzate da Barile e 16 da Loria. Vorrei chiedere a mister Benedetti, Catanzani è il vero valore aggiunto del Lazio? Sì, ma oltre lui direi anche una società che dopo un inizio difficoltoso ha dato a lui fiducia, perché se così non fosse stato, magari questa favola non sarebbe arrivata a termine. Quindi lui è un bravissimo allenatore, ma non certo lo si scopre oggi. Però devo fare anche i complimenti alla società, che comunque ha saputo tenere botta e proteggendo il suo mister quando magari erano sotto il fuoco incrociato di Cecchini, che poi lì Anzio insomma è una zona abbastanza passionale. È stata una stagione fortunata per questo territorio nel calcio. Lazio ha la possibilità di ritornare in Serie D. Abbiamo detto dell'Unio Pomezia, del Racing Club, l'Indomita Pomezia approda in promozione. Tante squadre quindi salgono di categoria. Volevo chiederle, mister, se questo aspetto possa dare vantaggi anche alle squadre che sono attualmente in categorie inferiori, creando una sorta di buco in categoria in particolare, nel quale potrebbero inserirsi tante società che magari prima di adesso non avevano pensato a questa possibilità, o comunque si sono viste sbarrare la strada proprio da società più forti, più blasonate della loro. Secondo me in primis potrebbero favorire il Monte Giordano, visto che non hanno più Benedetti, che a quanto pare i bravi giocatori non vogliono stare con lui. Credo che i bravi giocatori che magari per età non possono andare in categorie superiori si affanneranno tutti ad andare alla società di Via Zara. Quindi non senza un tono diciamo sibillino, Benedetti prevede una buona stagione del Monte Giordano, poi vedremo se... naturalmente prima, citando diverse formazioni del territorio che hanno fatto benissimo, che si sono imposte e hanno giocato naturalmente sempre con in modo propositivo e convincente, non abbiamo citato il Cedi al Lido dei Pini, che secondo me rimane assolutamente una delle realtà più floride del panorama non solo territoriale ma di tutta il calcio laziale, per un semplice motivo, perché sono riusciti a costruire, mister magari adesso vedremo se è d'accordo con me, una continuità progettuale pur rinnovandosi con elementi che sono saldamente al proprio posto, appunto i presidenti Montione e Chimenti, mister Panicci, Guido Zenga, che spostandosi dalla panchina diciamo gli uffici dei bottoni, con uno staff molto unito, curato la campagna acquisti. Quanto è importante questo aspetto di unità, questa familiarità nel territorio, e poi naturalmente, come vedremo subito dopo con Matteo Lupini, quanto è importante agire sulle conferme prima che sui nuovi innesti.
Io dico che innanzitutto, e l'ho sempre detto, il Lido di Vigna ha un grande presidente, che è il presidente Montioni. Lui ha saputo costruire una piramide in cui tutti, e dico proprio tutti, sanno stare al loro posto con ottimi benefici per la società. Nessuno travalica il proprio mandato, nessuno fa le scarpe all'altro, hanno fiducia da anni di un allenatore che sa giocare, che sa cambiare a secondo delle situazioni o dei giocatori che in quel momento ha a disposizione anche modo di giocare, e quindi lo scorso anno fecero un piccolo capolavoro vincendo la finale playoff, che in pratica li portò in eccellenza. Quest'anno hanno fatto un ottimo campionato, tranquillo, con veduta più, diciamo, dalla parte sinistra della classifica, e poi naturalmente il lavoro anche di Guido Zenga, che sarà lui quello che, naturalmente d'accordo col mister, proverà a portare lì al Lido di Vigna giocatori che puntelleranno sicuramente la rosa. Certamente, e come ho detto prima, anche naturalmente non dimentichiamo degli Ochimenti, il presidente, certo, a capo di questa struttura familiare, un'oasi felice, con un campo appunto che vive quotidianamente all'insegna di una continuità progettuale. A proposito di continuità, Matteo Lupini aveva proprio un aggiornamento su queste famose conferme di cui stavamo parlando. Possiamo vedere dal nostro sito pontinacalcioshow.com l'articolo per quanto riguarda il Celier, che in questo momento possono contare su 9 giocatori che proseguiranno il rapporto con il team giallo royal, a partire dall'esterno difensivo Lorenzo Bernardi e dai difensori Rino Bressane ed Emanuele Cirilli. Il difensore centrale classe 86, sceso in eccellenza per onorare la maglia del Celier, è reduce da un'ottima stagione, siglando 3 reti tra Coppa e Campionato e diventando il giocatore più utilizzato da coach Panici. Conferme importanti anche al centrocampo con Flavio Porcari, il capitano e preparatore atletico Gianluca Flamini, senza dimenticare il jolly Beniamino Loreti. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, continueranno la loro avventura nel Celier il classe 96 Cristiano Drago, il classe 97 Matteo Frezzotti e il bomber classe 83 Flavio Cristofari. Mattatore nella scorsa stagione con le 19 reti realizzate in 25 gare, il cannoniere Glidense, in dubbio se continuare o meno con il calcio giocato per impegni lavorativi, ha deciso che onorerà per un altro anno la maglia giallo royal. Sono tutte conferme giuste queste, Benedetti, per il Lido di Vigna? Sì, io quello che mi auguro è che Cristofari possa giocare ancora tanto a calcio, non solo un anno, perché sarebbe un peccato non vedere più tutto quello che lui sa fare insieme, perché lì a me piacciono tantissimo 3 giocatori là. Uno è lui, l'altro è Loredi e poi Flamini. Questi sono giocatori che veramente rimane un dubbio come mai, magari qualcuno anche per infortuni, non abbiano potuto giocare tra i professionisti. Poi naturalmente in altre squadre ce ne sono altri, ci mancherebbe. Però io in quella realtà veramente questi sono 3 giocatori che... secondo me il presidente Montioni, non so se già lo fa, dovrebbe far pagare il biglietto quando giocano le partite in casa, appunto quando giocano questi 3. Ovviamente lunga vita e lunga carriera a loro, come a tanti, insomma, tutti i compagni del Celier Lido dei Pini, che non è l'unica società che sta lavorando sulle conferme, vero Matteo? Ebbene sì, perché sempre sul nostro sito pontinacalcioshow.com abbiamo la situazione per quanto riguarda l'Uni Pomezia Virtus. Confermati sinora 11 giocatori protagonisti della grande cavalcata, a partire dagli estremi difensori Santi e Scalibrassi, passando per De Santis, La Forgia, Busti, Cerro, Barbarisi, Valle, Lupi, Borsci e Morelli. A questi 11 si aggiunge il ritorno del bomber Luca Italiano, tra i protagonisti della prima parte della stagione con 14 reti segnate. La punta, dopo aver lasciato i Cremisi per approdare in Serie D con la Strea, vuol dare il proprio apporto al team al debutto in eccellenza. A un passo dal team del presidente Valle anche il centrocampista Valerio Copponi, dopo aver vinto il girone A d'eccellenza con la nuova Monterosi. Il giocatore classe 95 sembra aver raggiunto un accordo di massima con la compagine pometina.
ritorno di Luca Italiano all'Unipomezia si era anche un po' intuito quando nell'ultima gara di campionato Italiano aveva partecipato ai festeggiamenti con la ex squadra, adesso squadra attuale, perché ritorna proprio all'Unipomezia. Eh sì, nell'ottica di quanto dicevamo prima, riferendoci al Lido De Pini, lo stesso analogo discorso è opportuno farlo anche per l'Unipomezia, che ha dato continuità progettuale attraverso l'entusiasmo, le risorse e diciamo, la visione imprenditoriale di Valle, che però non manca di aggiungere, e questo è importantissimo secondo me, un lato umano proprio alla gestione societaria. E in questo, secondo me, si vede, in questa storia di Italiano, insomma, si vede la bontà del progetto, ovvero la capacità appunto di far sì che anche questi giocatori con tante sirene di mercato, eccetera, facciano ritorno in una squadra che viene considerata una famiglia. Poi dal punto di vista strettamente tecnico è un grandissimo giocatore, e infatti credo che anche mister Benedetti sia d'accordo con me nel considerare questo come un ritorno fondamentale dal punto di vista proprio tecnico-tattico. Credo che vada a sostituire la Ghigna, se non erro, no? In teoria, poi. In teoria. No, non lo so. So che dirvi. A me... Il giocatore sì, bravo, perché ha i numeri, perché ha fatto da parecchi gol, 14 mi avete detto, no? Un po' difficile ingabbiarlo in uno schema di squadra, magari, a differenza di Laghigna. Mi sembra che sia un giocatore in cui debbano esserci due palloni, per quel nelle partite che l'ho visto io, e comunque sia... Non la pensavo così solo io, perché quasi tutti i tifosi dell'Unipomezia a volte li ha fatti arrabbiare, però ci mancherebbe, se la loro decisione è questa. Oltretutto non si può naturalmente andare a criticare una società in rampa di lancio che sta facendo veramente una scalata eccezionale. Assolutamente sì. Allora, mi interrompe Matteo Lupini dalla redazione di Lupi News. Cosa succede, Lupini? Aspettate un attimo, perché è arrivata un'ultima ora, quindi do il via alle breaking news. Addirittura. Lupini esonera Fulgenzio, propone panchina Benedetti. Non c'è bisogno di sottotitoli e giri di parole, visto che Benedetti sta qua. Andiamo avanti? Ah, ce ne sono altre? Non ce n'è nessun'altra? Ah, vado avanti così, perfetto. Ho cacciato a pedate quel furfante. Ma lei è ancora il presidente o no? Che ha detto che... Sì. No, scusi, non la interrompo, non prende il telefono. No, scusate un attimo, no, parlavo un attimo con la regia, ma perché ho cacciato a pedate quel furfante, imbroglione e incapace di Fulgenzio, che non paga neanche i conti in osteria. Caro mio buon mister Benedetti, in onore dei vecchi tempi, dei tanti bei trascorsi qui quando ero magro ed erano bei tempi, cosa ne dice di diventare il prossimo coach della Lupinense? Io glielo chiedo, guarda, non voglio fare pietismi, ma per favore accetti. Ora glielo dico, in questo momento non so cosa mi sta accadendo, c'ho la guardia di finanza, i due indù che fanno solo casini, Aduzzozzone che devo pagargli il conto. Sono tutti aspetti che depongono a suo favore, diciamo. Non c'ho uno in panchina, la prego mister, accetti. Non lo faccia. No, accetto senza dubbio. Con te mi sono trovato bene ai tempi del Monte Giordano. E, sì. Diamoci un obiettivo, vediamo quando si può iniziare il discorso preparazione, e cerchiamo naturalmente anche di avere dei rinforzi in modo tale da poter caro presidente, scalare la classifica e riuscire quantomeno a competere per le parti alte. Ma lui è un ministro senza portafoglio, no? Lui. Non credo che possa fare investimenti. Fantastico, Benedetti che riesce a essere serio nonostante come possiamo definirti, Matteo, con queste tue uscite? Lasciamo perdere come vogliamo definirle. Comunque, come potete notare, io sto gioendo in silenzio di questa... questa meravigliosa. Sicuramente ti sei assicurato un grande tecnico,
ovviamente un grande competente di calcio che ancora una volta ci ha tenuto compagnia questa sera al PCS con la sua esperienza, la sua simpatia ed educazione. Lo ringrazio per essere stato con noi, ringrazio Daniele Silvestri, grazie, ringrazio mio malgrado anche il buon Matteo Lupini e spero che la prossima settimana dia qualche notizia veritiera. Ringrazio voi per averci ascoltato, ci diamo appuntamento per lunedì prossimo, sempre su PCS dalle 21:30. Arrivederci.